Nelson Mandela resta in condizioni critiche. In queste ore di silenzio istituzionale sulla sua sorte, ogni segno sembra premonitore. I sudafricani fuori dall'ospedale di Pretoria continuano a tributare al loro Madiba profondo affetto e riconoscenza. Intanto la famiglia di Mandela si è riunita nella località dove sono sepolti i congiunti dell'ex presidente sudafricano, a 700 chilometri a sud di Johannesburg. E a proposito della visita di Obama in Sudafrica, alla fine di questa settimana ha parlato il ministro locale delle relazioni internazionali. Il presidente Obama avrebbe desiderato incontrare Mandela, che però è malato e non può. Sono stati presi accordi perché Obama visiti Robben Island e, se sarà possibile, entrerà in contatto anche con la fondazione di Mandela. Così il Sudafrica attende. E continua a rendere omaggio al suo Madiba.